Cari amici, buon pomeriggio. Siamo ormai agli sgoccioli di febbraio, dopodomani già è marzo. Ci dobbiamo preparare già alla semina di qualsiasi pianta, dai fagiolini ai pomodori, ai cetrioli, tutto quanto. E oggi voglio piantare i fagiolini. Questo è il fagiolino tolico, quello fagiolino nero che chiamiamo noi, chiamiamo. E niente, oggi vi voglio far vedere come io li semino in questi contenitori. Questi contenitori sono usati degli altri anni, sono usati, io me li raccolgo, non li butto e adesso li ho pieni di torba, li ho pieni. Niente, adesso li vado a mettere un pochino qui dentro e li vado a piantare. Guardate un po', ne metto due per ogni buco. Ne metto due, alle volte uno non esce, ma sicuramente usciranno tutti, usciranno, a volte ne capitano tre e non fa niente, e così quando magari li vado a piantare nel terreno si trovano due piante per ogni buco. Dopo pianterò pure quest'altro tipo di fagiolino. Questo si chiama il mangiatutto, quello che trovate voi nei negozi, troverete. Li pianto dentro i contenitori perché se li vado a buttare di questo periodo nel terreno, perché il terreno è ancora freddo, se non fa caldo per 3-4 giorni, marciscono nel terreno, marciscono. Così, li pianto dentro questi contenitori, li pianto, li lascio qui in serra, li lascio con il caldo che fa. Che sinceramente qua nella serra ci sono minimo 25-30 gradi oggi, c'è pure la porta aperta giusto per il cambiamento di aria, se no qui dentro si moriva dal caldo, si moriva. Stiamo per finire. Ecco qua. Una volta seminati con le nostre dita li andiamo a spingere dentro, così. È un lavoro abbastanza facile che possiamo fare tutti, possiamo fare. Ripeto, è molto più conveniente piantarli prima dentro questi contenitori. E poi nel terreno risparmiamo fagiolini, risparmiamo. E non rischiamo che marciscano nel terreno per poi ripiantarli una seconda volta, che a me mi è successo che li ho piantati 2-3 volte, li ho piantati e marcivano sempre. Se non si riscalda bene il terreno, è inutile piantarli questi fagiolini. Se no marciscono. Una volta che li abbiamo spinti dentro, li copriamo un'altra volta con la torba. Li copriamo. Ecco qua. Ecco qua, il primo contenitore è fatto. Adesso andiamo a piantare il fagiolino nano, quello mangia tutto. Questo lo appoggio qui sopra, questi qua sono già stati piantati, di cui qui dentro dove c'è il buco più piccolo ci sono i pomodori, ci sono. Poi dopo un altro giorno vi faccio vedere. Allora, mettiamo questi qui dentro e mettiamo il mangia tutto.
Vedete, questi sono diversi dagli altri. Ne andiamo a mettere sempre due. Questo esce prima dentro la torba, è un altro tipo di fagiolo e come fruttificazione arriva una decina di giorni pure prima dell'altro tipo di fagiolo. Ci vuole molta pazienza, ci vuole, ma poi i frutti vengono a galla, vengono. Con un po' di pazienza si fa tutto. Ok, spingiamo un'altra volta dentro, spingiamo. Ecco qua, cari amici, abbiamo fatto pure quest'altro contenitore di fagiolini. Una volta che adesso ho finito con il mio spruzzino li vado a annaffiare. La prima volta che butto l'acqua bisogna essere abbondante, bisogna essere. Ripeto, molta acqua la prima volta e niente, siccome che sono fagiolini, i semi sono grossi, usciranno molto prima di quelli dei pomodori, perché i pomodori sono come semi, sono più piccoli, sono. Dopo li annaffierò tutti questi qua e li lascio stare uno sull'altro dentro questo compartimento. Dove qui fa caldo la notte, c'è la stufetta che si accende e si riscalda. Questi sono pomodori che ho piantato circa 5-6 giorni fa. Guardate, questi sono pomodori, stanno uscendo. Adesso li vado a annaffiare un'altra volta, che perché la torba si è seccata e bisogna annaffiarla spesso. Bisogna annaffiarla. Ok, cari amici. Se vi è piaciuto questo filmato, lasciatemi un like e arrivederci alla prossima.